Offrire aiuto e sostegno informando quei cittadini che intendano realizzare un'idea progettuale, avviare un'attività sui bandi e sulle concrete opportunità esistenti. È nato con questo obiettivo ad Andria in via Cavallotti 46 lo sportello Fondi Europei e Microcrediti. L'iniziativa promossa dal Movimento 5 Stelle è stata presentata nel corso di un incontro organizzato presso la libreria Persepolis alla presenza dell'europarlamentare pentastellata Rosa D'Amato. I fondi europei, dall'Alfes, dal Fondo Sociale Europeo, finanziano la formazione come finanziano il turismo, quindi in realtà anche infrastrutture possono aiutare i comuni a rigenerare i propri centri urbani, ad esempio a rifare i manti stradali, a rifare l'impianto elettrico. L'importante è avere una figura preparata, quale quella di un europrogettista, e dare le informazioni alle piccole e medie imprese, anche agli agricoltori, per esempio. Ogni ambito è toccato dai fondi europei. L'Europa ha diviso gli stati membri in regioni, regioni fra le meno sviluppate, quelle in via di transizione e le più sviluppate. Quelle meno sviluppate, proprio secondo il principio della politica di coesione, prende più fondi europei. Che, attenzione, non sono fondi che l'Europa ci regala, sono una quota a parte la mette l'Europa, la quota l'altra la mette lo Stato membro o il comune o il beneficiario. Sono quindi soldi dati proprio per superare il gap di sviluppo fra le regioni più sviluppate e le meno sviluppate. Tutto il Mezzogiorno d'Italia ne usufruisce e deve fare in modo che in questa maniera faccia sviluppo e soprattutto occupazione. Lo sportello Fondi Europei e Microcrediti è nato dal bisogno e dalla necessità di colmare una lacuna. La cosa che abbiamo lamentato in questi anni è appunto la mancanza di pubblicità da parte di chi, delle autorità di gestione che appunto si occupa della indizione dei bandi. Cioè, molto spesso la regione, quella che si dovrebbe occupare di pubblicizzare o comunque l'ufficio che dovrebbe essere preposto a questo, manca di questa, insomma, attività principale. Quindi è importantissimo dare queste prime informazioni su quelli che sono i bandi, su quelli che sono le opportunità e su quelli che sono, insomma, gli obiettivi da perseguire. Lo sportello dei fondi europei rappresenta così uno strumento per aiutare i cittadini a recepire le opportunità esistenti, a maggior ragione in un periodo di forte crisi. Comprendere e capire quali sono i fondi, i finanziamenti diretti e indiretti che la comunità europea può fornire, credo sia un'occasione importante, perché serve a tutti quanti avere maggiori conoscenze e quindi in questo momento di crisi anche economica poter attingere a risorse europee credo che sia interesse un po' di tutti.